A Dio sia la gloria. Ci troviamo nella città di Foligno e diamo gloria a Dio che siamo un Alleluia, forte esercito Cristo. Gloria a dell'Eterno. Dio. La verità e la vita si Un chiama forte esercito. esercito. Nel nome di Gesù. Amen. Si è tappezzato. E in nome di Gesù. Amen. Tutto spirito di malignità. Siamo un esercito vittorioso in Cristo. E vogliamo conquistare le anime per il regno di Dio. Alleluia. Alleluia. God bless you. Amen. Alleluia. Siamo venuti quest'oggi nella città di Foligno per annunziare il glorioso messaggio della salvezza. Il messaggio della vita eterna. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia, sia lodato il nome del Signore Gesù Cristo che ci dà la forza di annunciare la sua parola ed egli è colui che porta avanti il suo esercito. Gesù Cristo è la speranza. Gesù Cristo è la salvezza. Alleluia, alleluia, che il Signore illumini queste città, questi luoghi, questi cuori con la luce dell'Evangelo e la luce della Sua parola. Che Dio illumini la città di Foligno con la luce di Gesù Cristo e del Vangelo. Abbiate fede. Carissimi che ascoltate, Amen. carissimi di Foligno, per noi è un piacere essere in questa Alleluia. città, in questo momento, in questa serata, per predicare il glorioso Vangelo di Gesù Cristo, colui Amen. che è il re dei re, il Messia, colui che vive in eterno, è colui che è risuscitato il terzo giorno dai morti e che sta per ritornare. Città di Foligno, il tempo è compiuto, lo dice Gesù nel Vangelo, è come gloria a Dio, dice la parola di Dio, il tempo è compiuto, città di Foligno, il Alleluia. regno di Dio è Guida vicino, con il potenza. giorno del Signore è imminente, è più vicino di quanto tu credi, gloria a Dio. Quindi ti diciamo col cuore, carissimi, cari di Foligno, ravvedetevi dai vostri peccati. Aprite il cuore al Re dei Re, a Gesù Cristo, a colui che è l'unico che non ha peccato e che può perdonare i nostri peccati. Ravvedetevi dai vostri peccati, perché il Signore è vicino, il giorno dell'Eterno è imminente, gloria Alleluia. a Dio, e sarà di condanna per chi non ha creduto a Gesù, ma sarà di gioia e di vittoria per tutti gli uomini che avranno piegato le ginocchia davanti al Re dei Re. Al Messia, città di Foligno, Gesù Cristo vi ama, Gesù Cristo ci ama ed è andato in croce anche per i vostri peccati, per i miei peccati, per i peccati di tutti gli uomini, affinché chiunque crede in Gesù Cristo non perisca, lo dice il Vangelo, ma abbia la vita eterna, perché il dono di Dio, carissimi che ascoltate, Alleluia. il dono di Gloria al nome di Gesù. Alleluia. C'è vittoria nel nome del Signore. Abbiate fede. è nel suo figlio Gesù Cristo. Solo in Cristo c'è la vita. E noi oggi vi vogliamo esortare ad avvicinarvi alla fonte dell'acqua della vita, a Gesù Cristo il Messia, il Re dei Re, colui che toglie il peccato dal tuo cuore e dalla tua vita. Colui che toglie il peccato da fondo, Gesù Cristo è qua, Gesù Cristo è vicino alla porta del tuo cuore. E se tu oggi gli aprirai la porta del tuo cuore, Cristo entrerà nella tua vita e Cristo cenerà con te e Cristo ti darà la fonte dell'acqua viva che sgorgerà nel tuo seno, nel tuo cuore, perché Cristo è la vita. Cristo è l'acqua pura, l'acqua che sgorgerà nel tuo cuore e che ti darà la vita eterna, perché il vero cibo, gloria a Dio, è quello che viene da Cristo, gloria a Dio, perché il cibo che ci dà questo mondo finisce,
ma il cibo che viene dal cielo, il cibo che ti dà la parola di Dio, Gesù Cristo, gloria a Dio, dura in eterno, quello ti porterà alla vita eterna. Amen. La parola di Dio. Alleluia. Oggi il sangue di Gesù. Chiedi perdono oggi. Amen. Della tua cameretta, dei tuoi peccati, come Gesù ha scritto nel Vangelo. Quando tu vuoi pregarmi, entra nel segreto del tuo cuore e della tua camera. Chiudi la porta e prega il Padre tuo che ti ascolta nel segreto. E Dio che ti sente nel segreto ti darà la ricompensa. Dio ti toccherà con la sua presenza e tutti i dubbi sulla sua esistenza si toglieranno. Perché Gesù Cristo, carissimi di Foligno, dovete sapere, lui non è un crocifisso appeso al muro. Gesù Cristo non è un'immagine, è una statua. Leggete la Bibbia, Gesù Cristo è vivente. Lui, il terzo giorno, è risuscitato. Amen. Un giorno bussa alla porta del tuo cuore, come sta facendo adesso. Ma tu sei indifferente a Cristo, ma Cristo ogni giorno è vicino a te. Lui è Dio, è Spirito, è come dice Cristo, la parola che si è fatta carne. E se tu segui il Vangelo, la Bibbia, tu riceverai la verità, tu conoscerai la verità se tu credi in Cristo, cioè la parola di Dio e la verità vi renderà liberi. Amen. Il Signore nel Vangelo di Alleluia. Giovanni. Voi conoscerete la verità, cioè Gesù, la parola di Dio, e questa verità vi farà liberi. Sì, Signore. Non la religione, ha detto Gesù, ma la verità, la sua parola, vi farà liberi, liberi dal peccato, liberi dal potere del diavolo, perché Gesù ha sconfitto il peccato, Gesù ha sconfitto il diavolo su quella croce. Lui ha condannato il diavolo, ma ha dato grazie a noi uomini peccatori, affinché chiunque gli chiede perdono dei peccati riceve il dono della vita eterna. Gloria al Signore. Passa dalla morte eterna alla vita eterna, che è nel Figlio di Dio. Grazie, Padre. Gesù Cristo, e in nessun altro vi è salvezza, lo dice la Bibbia. Solo il nome ci è dato di pregare. Solo il nome è dato agli uomini che è sotto il cielo, per quale possiamo ottenere la vita eterna. E questo unico nome è Gesù. Amen. Non è nessun santo, non è Maria, non è nessun profeta, non è nessuna filosofia, non è nessuna religione, ma l'unico nome che ci può dare il paradiso e il perdono dei peccati è quello di Gesù Cristo. Alleluia. Non sarà Maometto a salvarti, musulmano. Non sarà il Papa a salvarti, cattolico. Non sarà la torre di guardia a salvarti, testimone di Geo. Ma quello, l'unico che ci salva è Gesù Cristo. Leggi la Bibbia, e questo è l'invito che vi facciamo. Gloria a Dio, perché senza Cristo sei perduto, uomo. Senza Cristo sei perduto, donna. E Dio ti vuole informare. Se accetti Gesù, Gesù ti salverà da questo mondo di peccato. Presso Dio, cari, in cielo c'è un trono dove il re dei re è seduto, dove il re dei re vede ogni movimento degli uomini, sia il bene che il male. Il Signore vede ogni opera umana, vede ogni cosa che noi facciamo, che noi pensiamo. Dio vede ogni cosa, nulla è nascosto agli occhi di Dio. In cielo, nei cieli eterni, c'è un trono di gloria dove il re dei re siede, e nei cieli c'è anche una città chiamata la Nuova Gerusalemme. Perciò, uomini e donne di Foligno, vi vogliamo incoraggiare ad alzare gli occhi verso il cielo. Non guardate solo le cose terrene, non desiderate soltanto le cose terrene. Non amate le cose terrene, non amare il denaro, non amare i desideri terreni, non vivere per i desideri carnali, perché tutto passerà. Guardiamo verso l'alto, dove Gesù Cristo, alleluia, è seduto nel suo trono di gloria. C'è un trono, alleluia, nei cieli, c'è una città nei cieli, la Nuova Gerusalemme.
c'è una città nei cieli, la nuova Gerusalemme, è quella città gloriosa, è quella città splendente. Non rimanere incollato alle cose terrene, non vivere per le cose terrene, perché tutto passerà,